Alle Olimpiadi invernali ha fatto tanto scalpore la storia del 17enne statunitense Redmond Gerard. Non è solo il primo millennial a vincere una medaglia ai giochi olimpici, ma sembra essere anche un predestinato dello snowboard. Tuttavia, forse per colpa della sua giovane età, avrebbe potuto perdere l'importante occasione che ha appena cambiato la sua vita. A causargli qualche problemino è stata la sua passione per Netflix, in particolare la serie Brooklyn Nine-Nine. A quanti di voi è capitato di vedere un episodio e di non riuscire a smettere, magari trascinandosi fino all'alba davanti allo schermo del PC fino a vedere una stagione completa? Ebbene, questo è quello che è accaduto a Redmond. La notte della finalissima, il ragazzo è rimasto sveglio davanti alla serie del 99esimo distretto di polizia di New York. Tuttavia, ad un certo punto anche lui è crollato nel sonno e non ha sentito la sveglia che lo avvisava di dover correre alla gara. Per fortuna, dopo 20 minuti, il suo compagno di stanza Kyle Mack ha pensato bene di avvisarlo e, nonostante il ritardo, ha raggiunto il Phoenix Snow Park, riuscendo miracolosamente a conquistare la medaglia d'oro. A spezzare l'agitazione è arrivato anche il suo grido liberatorio sul podio, un holy fuck venuto insieme a tutta la tensione che aveva accumulato, e sicuramente di quel nervosismo ce n'era tanto, nonostante sia tutto finito al meglio. Il ragazzo è riuscito così a ritagliarsi il suo pezzo di storia tra le nevi della Corea del Sud, diventando il più giovane statunitense della storia a vincere una medaglia d'oro. Chissà se da oggi in poi si farà ancora trasportare dalla passione per le serie TV.